Buongiorno Fiorellino, buongiorno, come va? State bene? State bene? Ciao mamma, come va? Tutto a posto? Visto che begli occhiali? Questi occhiali, se vi piacciono, li potete trovare da Agostino Bergomi. Agostino Bergomi, uno dei miei più cari amici, ed era anche uno dei più cari amici del Dogui, del Guido Nicheli, veramente. Quindi, devo dire che sono veramente strepitosi questi occhiali, sono fantastici. Anche perché sono belli grandi, e mica c'ho il crop 1, per me che col crop 1 vanno bene. Stavo dicendo che Bergomi ha il suo, diciamo, quartier generale nel negozio di piazza dove c'è il club Largo La Foppa, ok? E quindi lì potete trovare tutto quello che vi serve, ma soprattutto troverete una persona meravigliosa che appunto fate in modo che ci sia lui, Agostino Bergomi. Purtroppo non è del Milan, pazienza. Parla dell'Inter, l'Inter ieri ha beccato, mi dispiace parlare i cugini. Invece il Milan con un lato B sproporzionato è riuscito a fare i 3 punti. Io quando eravamo sul 2-0 dico ecco la fatal Verona, ci siamo con la fatal Verona. Forse diciamo la verità, dato che io poi sono anche tifoso del Verona, forse sarebbe stato più giusto un pareggio, dai diciamola tutta. Però... Allora, oggi ci sono gli ultimi sprazzi di votazione, oggi e domani mattina. Ho trovato un'imperdonabile ingiustizia, scusatemi, ma non, anche se ormai sono stanco di parlare di politica, perché non ho capito, sono un po' rotto, tanto non cambia niente, quindi non, cioè, i miei supporti eventuali non servono a nessuno, ma comunque... Ho trovato profondamente ingiusto che nel giorno delle tornate elettorali ci siano state grandi manifestazioni a favore di una parte politica. Quindi considerando che in teoria bisognerebbe per la par condicio stare zitti venerdì, da venerdì notte, sabato e domenica, mi sembra che questo sia stato una truffa nei confronti di tutti gli italiani, insomma. Dettaglio di buon senso, perché insomma non potevano farle lunedì, martedì le manifestazioni, no? Aspettare le elezioni, voglio dire, così si è svolta una propaganda elettorale fortissima, no? Tutti i telegiornali di oggi, anzi da 2 giorni, da 48 ore ininterrottamente, fanno vedere le mega manifestazioni. Quindi devo dire che quegli scriteriati che hanno fatto quel casino a Roma di 10 giorni fa l'hanno combinata grossa, hanno portato acqua al mulino dei loro presunti avversari. Testine di rapa, l'avete combinato. Vabbè, non mi interessa più. Oltretutto io sono fuori dai ballottaggi perché, ripeto e ridico, sono residente a Verona, in provincia di Verona, quindi voglio dire. Però... mi pare che il risultato sia già scritto, insomma, non stiamo neanche tanto lì a perdere tanto tempo, vabbè, domani vedrete che tutto questo avrà il seguito che io sospetto. E... oggi è una bella giornata di sole, però sta cominciando a fare un po' di freddino, bisogna dirla tutta la verità, che te lo dico a fare. E quindi diciamo il Milan si trova a prima classifica, ma oggi c'è il Napoli che secondo me non farà molta fatica in teoria a battere il Torino, ma però la palla è rotonda, il campo è quadrato, vediamo un po' cosa succede. Mi conforta molto aver visto la foto del mio nipotino Eddie in piena forma, veramente ha degli occhi che sono una cosa, ti guarda con questi occhi, veramente ti mette quasi in soggezione. Il piccolo Eddie, perché Edoardo mi sembra un po' troppo
una reminiscenza appunto eduardiana, anglofona. Edward, Ted, Eddie. Allora, attenzione, sono qui col libricino e volevo dirvi che la lunula, tra l'altro penso un po' alla combinazione, l'ho trovata prima mentre facevo le parole crociate. Allora, la lunula sta alla base dell'unghia, è appunto una mezza luna, appunto da cui prende il nome. È quella mezza luna bianca che sta alla base dell'unghia, si chiama lunula. Avete capito? Segnatevela questa cosa, perché non è che io posso dare tutte queste nozioni senza che poi qualcuno se le ricordi. Insomma, voglio dire, è importante che vengano fissate nelle memorie. La lunula. Buona domenica a tutti, ciao da Umberto Smaila.